ci risiamo, eccoci nuovamente a Pont Saint-Martin, che ha gettato le basi del Giro della Valle d'Aosta tanti anni fa, ed oggi qui siamo alla partenza della prima tappa per questa 53esima edizione del Giro della Valle d'Aosta, appunto Mont Blanc, gara internazionale per Under 23. Una gara come non ce ne sono più in Italia, del resto è l'unica rimasta a tappe, ma è seconda solo alla Tour de l'Avenir. E la presentazione delle squadre che stiamo assistendo naturalmente fa drizzare i capelli. Ci sono 27 squadre in rappresentanza di 30 nazioni che daranno vita a sicuramente 5 tappe entusiasmanti. La prima quest'oggi, cronometro a squadre qui da Pont Saint-Martin a Montjoie, 20 km di strada piatta, e al termine della quale verranno assegnate le prime maglie di classifiche. Sicuramente una grande giornata di sport in attesa poi del normale, tradizionale percorso della Val d'Aosta. Durissimo è stato definito dagli atleti che hanno fatto i sopralluoghi. Buon divertimento! Con il numero 128 dalla Colombia, Juan. Abbiamo seguito e seguiremo ancora con... E parte ufficialmente il primo team, il team Deusa. Vinis Maserati, Sisal Chiaravalli, diretta in ammiraglia da Matteo Provini. Parte in questo istante tra l'applauso del pubblico questa formazione. Prima tappa quindi, una tappa a cronometro che ha impegnato al massimo gli atleti che stanno partecipando a questa 53esima edizione del Giro della Valle d'Aosta. Un vento contrario per buona parte della tappa, e c'è stata anche qualche caduta dovuta proprio a colpi di vento violenti. E al termine di questa vera e propria corrida che si è corsa sulle strade della Valle d'Aosta, ecco chi a vincere. È stata la compagine della BMC, una squadra svizzera, ma che ha tra le proprie file colui che qualche anno fa era campione nazionale della cronometro. Yeah, it was a great race. The team was incredible. We all rode strong and we're really motivated for today. We had a strong team. You know, we have three national champions, Pratt Pass, we have Swiss, Russia, America and New Zealand, so yeah, it was a big goal of ours to win today for sure, so it's incredible. Incredible. Quel DJ Eisenhardt, che ha dimostrato già in passato di essere a suo agio sulle strade della Val d'Aosta e che oggi ha indossato per primo la maglia gialla di leader. In seconda posizione non hanno sfigurato sicuramente la squadra che viene gestita dal Centro Mondiale del Ciclismo a Daigle dell'UCI, che è giunta in seconda posizione a soli 5 secondi dalla squadra svizzera, e a 8, pensate, una squadra ceca, il vivaio della Etix. Ora siamo al termine di questa giornata iniziale, continuate a seguirci perché ci sarà un sicuro divertimento in queste 5 giornate di gara. Congratulations. Grazie a Taylor Eisenhardt dagli Stati Uniti.